Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di un argomento che a me sta molto a cuore e che avrei tanto voluto sapere prima di iniziare il mio percorso nel digital marketing, perché andremo a parlare delle tre aziende o dei tre percorsi o corsi formativi da seguire assolutamente per iniziare un percorso o una carriera nel mondo del digital marketing. Questo video è, diciamo, indirizzato soprattutto a persone, ragazzi o ragazze che vogliono iniziare un percorso nel digital marketing e non sanno da dove iniziare. Oppure sei una persona che sta, un ragazzo o una ragazza giovane che sta terminando le superiori, sta per diplomarsi e non ha ben chiare le idee su cosa vuole fare. Magari non vuoi fare un'università, ma vuoi comunque iniziare una carriera nel mondo del digital marketing o in generale nel mondo online. E non sai se l'università è quello che vuoi fare, non sai cosa ti piace effettivamente, oppure sei all'università e vuoi comunque formarti in questo mondo, oppure hai appena finito l'università, quindi sei laureato o laureata, ma non hai la benché minima idea da dove iniziare, soprattutto per quanto riguarda questo mondo qui. Con questo video spero di chiarirti molto le idee. No. Allora, ti suggerisco questi tre, innanzitutto perché sono tutte e tre aziende in cui ci sono persone, ci sono corsi realizzati da persone che lavorano in questo campo, in quel campo specifico, che hanno studiato, applicato e ottenuto risultati proprio in quel settore lì. Quindi parliamo di hanno ottenuto grandi risultati, quindi parliamo di persone esperte. Seppur sono tutti giovanissimi, sono comunque i top, i migliori che possano esistere in Italia al 100%, questo è assicurato, perché portano strategie e risultati concreti e perché lavorano proprio in quel settore. Non si limitano soltanto a vendere formazione, ma applicano costantemente le stesse cose che insegnano. Il secondo motivo, invece, è che sono sicuramente i corsi migliori per rapporto qualità-prezzo. Lo vedremo piano piano, ma sono sicuramente i percorsi o i corsi di formazione più meno cari di tutti e qualitativamente più alti di qualsiasi corso presente nel mercato. Probabilmente ve ne accorgerete a mano che inizierete a entrare in questo mondo, che ci sono marketers o comunque aziende che vendono corsi a migliaia e migliaia di euro. E sinceramente spendere certe cifre all'inizio è effettivamente molto dispendioso. Invece, con questi tre che vi andrò a suggerire, vi garantisco che il costo è esiguo per la qualità che c'è all'interno, perché io stessa le ho testate tutti e tre. Ho visto quelle che sono quello che c'è all'interno, i contenuti che ci sono all'interno, quindi ve lo posso assicurare e per iniziare sono perfetti anche da questo punto di vista, quindi sia un fattore qualitativo che un fattore economico. Punto numero 3. La terza ragione è che queste tre aziende vi vedono come persone. Questo è il fattore più importante di tutti. In giro troverete migliaia di infomarketer, migliaia di aziende che vi vogliono vendere corsi di formazione, ripeto, esosi, costosissimi e che fondamentalmente vi insegnano cose anche giuste in alcuni casi, in altri è totalmente fuffa, ma lo fanno soprattutto per spillarvi più soldi possibili, perché conoscono le strategie di marketing, lo sanno fare anche bene. Ma come obiettivo primario hanno quello di ottenere il maggior numero di guadagni possibili. Questi tre che vi vado a indicare, credetemi, hanno come obiettivo primario, principale, sia quello di rimanere sul mercato e quindi ovviamente di avere un'azienda sostenibile, anche perché parlano di marketing e se non lo sai fare e non ottieni risultati è chiaro che c'è un problema. Quindi sì, sono aziende che ovviamente considerano i soldi o comunque il guadagno importante per la loro azienda, per avere un'azienda sana, ma come è normale che sia?
ma il loro obiettivo principale è dare valore quanto più possibile alle persone, perché vi vedono come esseri umani, non come clienti a cui spillare i soldi. E questo ve lo posso garantire, stiamo imparando delle cose che stiamo acquisendo. Questo è molto importante. Seguite solo questi tre marketers. Io vi consiglio questi tre. Se non volete seguire questi tre, comunque sceglietene due, massimo tre, e non seguitene altri. Non ascoltate. Cercate di ignorare il più possibile, perché conviene sempre seguirne pochi che parlano di quelle cose, che hanno il loro sistema di credenze e basta. Questo è molto molto importante. Quindi ti invito a metterti comodo, siediti, perché ci sarà un po' da parlare. Allora, azienda numero 1, assolutamente Learn, scritto con due N, è molto importante questa cosa. A capo di Learn c'è ovviamente Luca Mastella. Dico ovviamente perché per me è stato il primo marketer a cui mi sono affidata totalmente e che non ho più abbandonato. E già questo è tantissimo, perché ho conosciuto Luca Mastella in un video e ho visto l'entusiasmo che ci metteva, e già solo l'entusiasmo che metteva in quello che stava raccontando, in quello che stava spiegando in quel video, mi ha convinta subito. Ho detto: ok, no, cioè, è troppo entusiasta di quello che sta dicendo, che io voglio seguirlo, sapere tutto quello che fa. E infatti i primi corsi che ho acquistato sono stati proprio i suoi. Cos'è Learn? Torniamo a bomba. Learn è una piattaforma simile a Netflix, ma che al posto di film e serie TV trovate all'interno una marea di corsi sul digital marketing, di qualsiasi area del digital marketing, che va da Google Analytics o al Design Sprint o alla Customer Journey, o se vogliamo anche i content, i funnel, anche corsi sulla carriera, quindi scoprire come fare un curriculum vitae ottimizzato e non utilizzare i template di Europass, quali sono le migliori strategie da adottare su LinkedIn per trovare lavoro in maniera efficace e farsi notare dai CEO, tutte strategie che trovate all'interno di Learn. Learn è una piattaforma straordinaria e tutto questo, tutti questi corsi sono accessibili e fruibili con un'applicazione ovviamente, e a soli 9,99 euro. Allora, parliamone, perché credimi, 9,99 euro al mese, appunto il prezzo di Netflix, neanche Netflix costa di più adesso, ma Learn è pazzesco. Il prezzo è veramente inesistente per il valore che c'è all'interno. Il punto è questo: quando vai su Netflix e inizi il tuo abbonamento con Netflix, e siamo a gennaio 2021, arrivi a dicembre 2021 che hai fruito di tutti i contenuti di Netflix, e ti garantisco che tu sei la stessa persona che ha iniziato l'abbonamento con Netflix a gennaio. Arrivi a dicembre che sei la stessa identica persona, hai probabilmente lo stesso lavoro, hai probabilmente la stessa situazione economica, hai probabilmente le stesse conoscenze nel tuo lavoro, e non sei effettivamente cambiato grazie a Netflix. Quello che hai fatto è stato intrattenerti grazie a Netflix. Hai visto nuove serie, hai visto nuovi film e basta. Con Learn inizi a gennaio l'abbonamento, arrivi a dicembre che è possibile che tu abbia addirittura cambiato lavoro, migliorato il tuo reddito, migliorato il tuo stipendio mensile, migliorato la tua situazione di vita sociale totalmente. Perché Learn è questo che fa. È un percorso formativo su tantissimi campi diversi, e ci sono coach, oltre Luca Mastella, ci sono corsi fatti da persone assolutamente qualificate, tantissime persone assolutamente qualificate. Inoltre, all'interno di Learn stessa ci sono aziende che chiedono a Learn di inserire degli annunci di lavoro, perché le stesse aziende si fidano di Learn, vogliono persone qualificate, persone formate da piattaforme valide, esattamente come Learn, e quindi chiedono a questa piattaforma, chiedono allo stesso Luca Mastella,
di poter chiedere i loro studenti, poter chiedere gli studenti di Learn. Quindi, se hai una passione per qualcosa e la vuoi approfondire, vuoi formarti, con Learn hai anche la possibilità di trovare il lavoro giusto per te. Quindi ci sono reali possibilità di iniziare una carriera concreta nel digital marketing grazie a Learn. Poi ti garantisco che all'interno ci sono due corsi che io ho acquistato precedentemente da Luca Massella prima di Learn. Learn è nata a luglio 2020, quindi è nuovissima. È veramente una piattaforma nuova, super innovativa, che ha fatto già cose straordinarie, ha un sacco di collaborazioni con tante aziende e tanta roba. E ti assicuro che per 9,99 euro stiamo parlando del nulla per quello che c'è all'interno. Io stessa ho acquistato i due corsi di Luca Mastella, che nel totale, nel 2018, che nel totale facevano quasi 1.000 euro e valevano tutti quei soldi. Io sono stracontentissima di aver acquistato quei corsi perché sono all'interno di Learn, li trovate dentro Learn a 9,99 euro, io li ho pagati 1.000, tu lo puoi avere, voi lo potete avere a 9,99 euro al mese, è veramente pochissimo. Moltissimi se lo possono permettere, persino uno studente universitario si può permettere 10 euro al mese, assolutamente. E anche solo per una prova, secondo me è fattibilissimo tentare e capire. Oltretutto, la cosa straordinaria è che, oltre alla qualità, ti aiuta tantissimo nel percorso, perché innanzitutto, appena entri su Learn, ti aiutano a capire quali sono le tue passioni, quali sono i tuoi obiettivi, che tipo di percorso vorresti intraprendere, ti suggeriscono loro quali corsi seguire, quali lezioni fare per ottenere e per raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi già questo aiuta tantissimo, aiuta molto nella segmentazione. Cosa vuol dire segmentazione? Lo scoprirete, lo scoprirete. E altra cosa molto importante è che magari iniziate su Learn un percorso perché avete in mente di voler diventare social media manager, per esempio. Magari entrate, però vi notate che c'è un corso che vi piace, vi interessa, come può essere il corso su Google Analytics, quindi sul monitoraggio dei dati di un sito web. Benissimo, entrate lì, vedete il corso, lo iniziate, vi piace, vi appassiona e improvvisamente cambiate idea. Questo è il potere che ha Learn, di aiutare tantissimo a capire che tipo di percorso vogliamo intraprendere. Io lo suggerisco caldamente di iniziare, almeno di iniziare a seguire Luca Massella su Instagram, su YouTube, di seguire Learn su Instagram, su YouTube, di vedere tutto il valore gratuito che è già disponibile gratuitamente, perché ci sono tanti video, tante lezioni. Luca Massella non ha problemi a dare e offrire strategie totalmente gratuite perché è fatto così. È anche per questo che io mi sono affidata a lui sin dall'inizio, perché non ha mai avuto problemi a condividere strategie molto interessanti, condividere case study, case history, è sempre stato così. Quindi straconsigliato anche solo iniziare a vedere e dare un'occhiata su Instagram e su YouTube per capire che tipo di valore c'è al suo interno. Passiamo ora alla seconda azienda o persona, se vogliamo, da seguire assolutamente. Ed è ovviamente Marketers di Dario Vignali, o se vogliamo lo stesso Dario Vignali. Marketers è un'azienda affermata, molto molto grande nel mercato italiano. È stata una delle prime a parlare di funnel, è stata una delle prime a fare corsi di formazione in Italia, in un mercato che inizialmente era molto povero, e Marketers è stata veramente una delle prime a iniziare a fare sul serio in questo mercato. Lo stesso Luca Mastella faceva parte della famiglia di Marketers, poi si sono separati, ma per un semplice discorso che Luca Mastella voleva intraprendere un percorso tutto suo, che è stato poi appunto Learn, ma credo siano rimasti tutti in buoni rapporti, ovviamente. Però questo non è importante. Ciò che conta è che Marketers è stata la mia primissima scelta. Poi ho acquistato i corsi di Luca Mastella, che ovviamente facevano parte, erano firmati Marketers, ma li aveva ideati, scritti e poi realizzati Luca Mastella. E
Per iniziare, marketers è l'ideale. Io vi suggerisco anche qui di provare a vedere, a scoprire tutti i contenuti di valore che potete trovare su tutte le piattaforme, sul sito web di Dario, sul sito di wearemarketers.com, se non mi sbaglio, dariomignali.net, leggetevi gli articoli del blog, entrate nei gruppi Facebook, seguite Dario e Marketers su Instagram, seguitelo anche su YouTube, seguite Andrea Bottoni che fa parte della famiglia di Marketers e lo strasuggerisco soprattutto su YouTube, con i video che fa su YouTube molto molto interessanti. Vi consiglio di seguire Francesco Agostinis su Instagram che parla di Facebook Advertising. E fa molta formazione proprio su Instagram, di iscrivervi anche alla sua newsletter personale, di iscrivervi a tutte le newsletter di Dario e di Marketers, assolutamente. C'è tanto, tanto, tanto valore. Danno veramente degli insegnamenti concreti perché anche qui parliamo di persone che lavorano in questo campo, hanno i loro clienti e portano tantissimo valore alla propria community. E c'è una sorta di famiglia enorme dentro Marketers, c'è un clima bellissimo e lo scoprirete una volta entrati dentro i vari gruppi. Su Marketers potete trovare vari corsi. In questo caso non abbiamo una piattaforma unica, o perlomeno esiste, si chiama Marketers House, ma devo dire non l'ho trovata online, non so perché non ho seguito Marketers House più di tanto, però ho comprato diversi corsi di Dario Vignali e di Marketers, tra cui anche Copy Mastery. Ci sono corsi sul copy, appunto Copy Mastery, che è stato fatto interamente da Dario dall'inizio alla fine, che io ho seguito interamente e l'ho trovato incredibile, fatto benissimo. Secondo me Dario Vignali è uno dei migliori copywriter presenti in Italia, nel mercato italiano. Mi piace un sacco il suo stile. Anche questo fa la differenza. Mi piace molto come parla, come ti sa prendere. Lo ritengo per me il migliore. Ci sono anche altri corsi, ci sono i corsi su Facebook Advertising, Facebook Ads Pro, ci sono corsi su Google Advertising, c'è il corso sul traffico, c'è il corso su Instagram, InstaAdvance, c'è il corso, ci sono vari corsi, potete trovare tutto sul suo sito, lascio ovviamente tutti i link nell'info box. Ci sono tantissime cose di grande ed enorme valore. I corsi hanno un prezzo a sé, ripeto, e sono assolutamente validi, assolutamente approvati. Alla fine del corso è possibile anche ottenere una certificazione, che ovviamente ha una durata di 2 anni, se non sbaglio. Quasi tutti i corsi sul digital marketing, vi garantisco, tutte le certificazioni che ottenete in questo mondo, vi garantisco che è un bene che abbiano una durata, una scadenza, tra virgolette. Questo perché nel mondo del digital marketing ci sono cambiamenti costanti e continui. Infatti, cosa che non vi ho detto, quando decidete di entrare in questo mondo, entrateci con la consapevolezza che dovrete sempre formarvi. Sempre, persino loro che sono top player in questo mondo continuano a formarsi, continuano ad aver bisogno di confrontarsi con altri formatori come loro o migliori di loro eventualmente. Confrontarsi anche col mercato americano che spesso è più avanti rispetto a quello italiano. Quindi è assolutamente, siate consapevoli di questo, non basta un corso. Molte volte vi ritroverete ad aver bisogno di più corsi, di formarvi sempre di più, man mano che migliorate sempre di più. Dentro Marketers, oltre ai corsi principali, ci sono anche dei corsi per iniziare su un determinato argomento che costano meno di 100 euro e secondo me sono alla portata di molti, come ad esempio Facebook Start e Google Start, se non sbaglio. C'è anche il Jetpack e sono corsi che non costano molto, appunto, sono quasi sempre in vendita. Tra l'altro una cosa, mi sembra che i corsi, credo anche adesso, non sono sempre disponibili. Ovviamente una volta che vi iscrivete ai vari gruppi Facebook verrete avvisati quando i corsi torneranno a poter essere acquistati.
I corsi generalmente vengono venduti 1 o 2 volte l'anno, a volte anche 3 volte l'anno, e quindi ci sono solo pochi momenti per poterli acquistare. Comunque ci si può iscrivere alla lista d'attesa tranquillamente e, ripeto, potete trovare talmente tanti articoli e contenuti di valore che inizialmente vi aiutano a capire l'approccio che hanno loro, il modo che hanno loro di parlare, vi aiuteranno tantissimo, soprattutto all'inizio, a capire di più questo mondo. Quindi si può iniziare prima con i contenuti gratuiti e poi pensare, di acquistare i corsi quando saranno in vendita. Sono comunque corsi dal costo elevato, costano diverse centinaia di euro, non arriviamo alle migliaia come certi corsi allucinanti di infomarketing, quindi siamo sempre in realtà a prezzi, secondo me, comunque ancora contenuti, secondo me. Ma passiamo alla terza e ultima azienda o percorso formativo a cui potervi affidare, soprattutto se siete all'inizio. Sto parlando di Start to Impact. Questa qui inizialmente, quando l'ho conosciuta io, avevano questa piattaforma sul web, il loro sito, ed erano ancora una startup, non ancora erano molto conosciuti e volevano posizionarsi soprattutto per aiutare i ragazzi, appunto, che sono all'inizio di questo percorso. Start to Impact ha un sistema di pagamento, credo, annuale. E non so se ce l'ha anche mensile, ha un'opzione mensile annuale, sicuramente ha quello annuale. Funziona così: ti iscrivi alla lista di attesa, devi attendere qualche giorno, dopodiché ti fanno iniziare la prova gratuita. Una volta iniziata la prova gratuita, inizi ad avere confidenza con quelli che sono i contenuti e i percorsi che puoi intraprendere dentro Start to Impact. Dentro Start to Impact si possono iniziare diversi percorsi, non solo nel digital marketing, questa cosa è molto importante. Ci sono percorsi sul digital marketing, sì, ma anche sulla blockchain, sul data science, sulla UX e UI design e mi sembra basta. E sulla programmazione, quindi sviluppo siti web. Programmazione si intende linguaggi come l'HTML, CSS, tutti i percorsi che hanno una prospettiva verso il futuro. La blockchain, per esempio, è un percorso estremamente all'avanguardia. Estremamente. Sono lavori del futuro, sono lavori sicuri del futuro. E Start to Impact fa molta ricerca su questo. Sa esattamente quali saranno i lavori che moriranno in futuro, quali saranno i lavori che inizieranno ad emergere. Sì, come la data science, come la blockchain, come la UX e UI design che in Italia non ancora sono molto conosciuti, sono molto più famosi all'estero questi tipi di lavoro. In Italia siamo ancora un po' indietro. Il costo è di 497 euro all'anno, quindi facendovi due calcoli non viene tantissimo, vi assicuro, per quello che è il valore che c'è all'interno. Ci sono tantissime super guide. Inizi un percorso e per raggiungere l'obiettivo e concludere quel percorso ci sono le super guide da seguire. La cosa straordinaria è che insieme alle super guide e alla parte teorica c'è anche la parte pratica. Questo secondo me è il vantaggio più grande che ha Start to Impact, perché ti permette di, all'interno della piattaforma stessa, di testare quello che stai studiando, perché è una cosa molto importante da capire quando si fanno corsi di formazione, percorsi di questo genere, soprattutto quando li fai online e quindi sei da solo, devi iniziare, compri un corso e devi essere tu a metterti in testa che devi seguire quel percorso. Durante la tua giornata devi trovare del tempo per riuscire a dedicare almeno 1 o 2 ore al giorno a quella formazione che tu stesso hai pagato e che molte persone, ti assicuro, non entrano in quest'ottica, non sono magari abbastanza stimolate, non sono abbastanza ferrei nel gestire questo tipo di impegno e molte volte comprano un corso, magari lo iniziano e lo lasciano a metà o alcuni non lo iniziano affatto. Quello vuol dire uno spreco di soldi. Fare formazione è un investimento di base, ma ci devi mettere tanto del tuo. E questo Start to Impact ti aiuta tantissimo. Per questo motivo io dico che è senza alcun dubbio diverso rispetto a tutti gli altri corsi e percorsi formativi, perché ti permette di applicare, ti fa
fare pratica su cose reali, su dei test veri. Dopodiché invii la parte pratica che hai fatto e ricevi un feedback indietro dai coach di quel percorso. Quindi puoi già capire come stai andando. Oltretutto, dentro Start to Impact hai la possibilità di creare, grazie ai percorsi che segui, un CV digitale assolutamente valido. Altra cosa, Start to Impact ha una rete di startup grandissima. Quindi se ti riesci a mettere in evidenza, se riesci a emergere e a studiare con costanza e a fare le cose per bene, hai anche la possibilità di trovare subito lavoro. Per subito si intende qualche mese addirittura. Alcuni sono riusciti a trovare lavoro in pochi mesi, dopo l'inizio di determinati percorsi. Quindi è credibile questa cosa. E per i tempi che ci sono in Italia per trovare lavoro è pochissimo, è veramente nulla. Perché hanno una rete di startup molto ampia, le stesse startup si affidano a Start to Impact, un po' come avviene per Learn e come avviene anche per Marketers. Effettivamente anche Marketers ha una rete di aziende molto ampia che chiede persone che loro stessi formano e che ottengono le certificazioni, per questo è importante la certificazione su Marketers. E questo succede pure su Start to Impact. Sono tutte e tre aziende che non solo fanno formazione, ma ti aiutano e ti guidano verso una carriera. Poi è chiaro, puoi emergere e affidarti alla loro rete di aziende, oppure fare per conto tuo, oppure fare da te. Però loro ti danno gli strumenti per capire tutto questo mondo e per iniziare un percorso nel mondo del lavoro. Perché credimi, oggigiorno in Italia c'è un divario enorme tra la scuola e il momento in cui finisci di studiare e il mondo del lavoro. C'è un divario enorme e nessuno ha pensato di costruire un ponte solido e sicuro per riuscire a portare gli studenti o quelli che sono neolaureati o neodiplomati a portarli dal momento in cui escono dalla scuola al mondo del lavoro. Nessuno ha pensato di costruire questo ponte. Questi corsi di formazione ti aiutano proprio in questo, ti aiutano a costruire da te quel ponte e raggiungere facilmente e in maniera sicura il mondo del lavoro. Ma non solo il mondo del lavoro, il lavoro dei tuoi sogni, un lavoro che faccia per te, che faccia al caso tuo, con aziende valide, aziende stimolanti. Non le classiche aziende dove vieni sfruttato, dove chiedono un junior e invece fanno fare mille cose diverse. Ti chiedono se sai parlare tre lingue, se hai delle basi di programmazione, allo stesso tempo sai usare Photoshop e Illustrator, ma allo stesso tempo devi sapere usare Google Analytics e allo stesso tempo devi saper fare siti su WordPress. No, non quelle aziende lì, ma aziende composte anche da giovani, aziende innovative, all'avanguardia, perché molti non lo sanno, molti giovani non lo sanno, perché non viene mai detto, ma esistono queste aziende fantastiche, con persone fantastiche, con gente giovane, esiste, anche perché queste stesse aziende sono fatte da persone giovani. Dario Vignali è giovanissimo e ha iniziato che aveva 23-24 anni, una cosa del genere. Ora non so quanti anni ha, non mi sono informata su questo, però sono tutte persone giovani. Anche Start to Impact, i fondatori di Start to Impact sono una coppia, Gerardo e Virginia, giovanissimi anche loro, hanno iniziato da giovanissimi e tuttora sono molto molto giovani. Luca Mastella, anche lui molto molto giovane. E le loro stesse aziende sono composte da persone giovani. Molti di loro lavorano da remoto, con lo smart working. Marketers lavora da anni in remoto smart working, non hanno mai avuto uffici. C'è un modo proprio nuovo e diverso di interpretare il lavoro davanti al computer, che non è più stare per forza in un ufficio, non è più dover essere sottopagati e dover sottostare a delle persone orribili che hanno concetti aziendali ormai obsoleti e superati. No, ci sono molte aziende anche in Italia che hanno una mentalità infinita, che hanno una mentalità innovativa e all'avanguardia. Queste sono realtà italianissime che stanno andando molto bene nel mercato e che dimostrano che in Italia si può fare tutto questo. Non c'è per forza necessità di cercare aziende valide all'estero.
Lo so che è più facile pensare all'estero perché è più difficile trovare condizioni lavorative sgradevoli, mentre in Italia è più comune. Questo è vero, però esistono, assolutamente. Io vi posso garantire che è difficile passare dalla scuola al lavoro perché nessuno ti insegna innanzitutto come fare un CV, nessuno ti insegna quelle qualità e quelle skills che oggigiorno sono necessarie e che le aziende cercano, come ad esempio l'uso di Excel. Non viene insegnato Excel, non viene insegnata l'imprenditoria in generale. Per esempio, Dario Vignali ha un corso proprio sull'imprenditoria chiamato Business Genetics. Nessuno insegna l'imprenditoria, nessuno insegna a diventare indipendenti. Eppure in Italia siamo pieni di partite IVA. Le partite IVA vuol dire essere lavoratori indipendenti. Eppure a scuola non ce lo insegnano come si fa. E guarda caso poi ci sono tantissime partite IVA che falliscono, tantissime partite IVA che non riescono a superare nemmeno un anno di vita. Questa cosa è svilente, ma perché non ci viene insegnato? Ci insegnano tante cose a scuola, ma questo proprio no. Il mondo del lavoro è lontanissimo, sia dalle superiori che dall'università. Purtroppo non ci danno gli strumenti e gli insegnamenti pratici per poter entrare facilmente e in maniera graduale nel mondo del lavoro. E infatti poi ci ritroviamo offerte di lavoro allucinanti, allucinanti, in cui ti danno nulla ma ti chiedono il mondo. Ed è brutto, è svilente, inevitabilmente non è un caso che in Italia abbiamo un numero di disoccupazione giovanile elevato e abbiamo un numero di NEET, ovvero persone che non stanno lavorando, che non si stanno formando e non stanno cercando lavoro. Quindi persone proprio che non stanno facendo nulla e che per l'Italia è una perdita enorme a livello economico, perché hanno bisogno che i giovani inizino a lavorare, inizino a fare reddito, anche perché ci sono delle pensioni da pagare. Quindi è molto importante che i giovani entrino nel mondo del lavoro. Lo stesso Stato italiano ne ha bisogno, eppure non incentiva in niente. Il punto è questo, siamo giovani e dobbiamo fare tutto da soli. E così ho dovuto fare anch'io, mi sono dovuta arrangiare perché nessuno mi avrebbe mai aiutato a capire quale potesse essere il mio percorso. Quindi assolutamente ti suggerisco di seguire uno di questi tre o tutti e tre o due di questi tre, ma iniziate un percorso con queste persone qui perché vi aiutano veramente, vi danno dei veri strumenti che poi potete riutilizzare in tante situazioni. Vi danno un mindset, oltre che delle skills pratiche, abilità pratiche. Non vi insegnano solo a fare, ma vi insegnano anche a capire che non è scontato. Tutti gli altri, lasciateli perdere. Il resto non serve. Vi assicuro che con questi tre avete tutto quello che vi serve per iniziare, per continuare e per diventare anche più grandi. Per questo è tutto, per questo video è tutto, ho parlato tantissimo, mi spiace se esce lunghissimo, ma c'era tanto da dire effettivamente, anche se erano soltanto tre aziende, comunque bisogna capire bene che cosa sono e cosa ci possono dare e come anche funzionano i loro ecosistemi. Cosa molto importante, loro sono tre ecosistemi e diversi tra loro, ma simili per alcune cose. Ci vediamo al prossimo video. Se hai qualsiasi dubbio, scrivimi. Se hai qualcosa da dirmi su come riuscire a capire qual è il percorso più giusto, puoi scrivermi. Magari posso fare un video al riguardo, ne sarei molto molto felice. E io mi sono sentita esattamente come te, persa come te, piena di dubbi, piena di paure e mi sono sentita una nullità. Se ti stai sentendo una nullità anche tu, ti capisco. Quindi, detto questo, ci vediamo nel prossimo video e ciao!